piacerebbe sentire di dare un parere sulla vicenda di Bion, no? Ovviamente a proposito del fallimento e di quello che è successo con il rinvio a giudizio, insomma, Andrea. Ma allora, guarda, io dovendo giudicare quanto accaduto con Bion, sicuramente potrei essere tacciato di presunzione o di egocentrismo, però chi mi segue da tanto tempo credo di essere stato il primo in Italia a nutrire dei dubbi su Bion prima ancora di Quintessenza, per due motivi. Primo motivo: perché Astorio e Cicognani non hanno esercitato dei warranty di loro possesso che gli avrebbero garantito addirittura un guadagno di decine di milioni di euro. Li hanno provati a vendere fuori mercato, sono riusciti a venderne soltanto una parte e la restante gli si è azzerato in mano. Secondo, quando è diventata un unicorno, la prassi vorrebbe che, per avere più visibilità, tu cambi segmento di mercato. Bion era quotata all'AIM, vai almeno allo Star, sì, perché hai più visibilità. Quindi questi due fattori mi hanno già fatto nutrire grossi sospetti. Adesso sono arrivati i primi rinvii a giudizio. Credo che sia un episodio vergognoso per la borsa italiana. Io preferisco essere un poveraccio come sono rispetto a quello che sono arrivati a vedere Astorio e Cicognani, però non avrei potuto portare avanti una recita del genere, perché i fatti hanno dimostrato che è stata una recita, i dati erano assolutamente falsi. Devo però allo stesso tempo non illudere gli investitori, perché io temo che sia molto difficile che possano avere un risarcimento, anche qui per due motivi. Il primo è perché ci sono in ogni fallimento dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari, e i privilegiati sono ovviamente i dipendenti, se devono prendere gli stipendi arretrati, l'INPS, l'INAIL, le ditte che hanno costruito lo stabilimento, se qui a Castel San Pietro, se non è stato finito di pagare, e le banche, ovviamente creditrici, sì. Anche lì non so bene come si possano inserire, ma penso sicuramente prima degli azionisti. E poi c'è il problema legato all'asta sullo stabilimento, che continua ad andare deserta, e mi pare siamo arrivati a 12-13 milioni, all'inizio era forse 70-80, quindi bisogna essere onesti, non nutrano grosse speranze gli azionisti, perché è molto difficile che ricevano anche solo un euro simbolico, perché c'è un buco da sanare che li vede purtroppo gli ultimi della lista. Va bene, Andrea, grazie. Grazie anche per questo commento.